nome, signore. È da un po' di tempo che stiamo mettendo in cuore questa forma, questa predicazione, diciamo così, e voglio dire che più avanti faremo anche uno studio su quanto questa mattina il Signore ha posto davanti, perché lo voglio fare più dettagliato, molto più profondo, perché dobbiamo comprendere che è importante. Quindi stamattina il Signore ci parla di amicizia. Alleluia. Vogliamo intanto prendere il primo versetto, che è il tema, diciamo così. Amos 3, versetto 3. Alleluia. Amos 3, versetto 3. È importante comprendere quello che lo Spirito Santo stamattina ci vuole dire. Amos 3, versetto 3. Dice così la parola del Signore: due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. Alleluia. Lo Spirito Santo stamattina ci parla di un qualcosa di particolare, ci parla di amicizia. Alleluia. Noi questa parola l'abbiamo, io l'ho ricercata sul dizionario. Può sembrare una banalità, fratelli, fratelli, veramente. Può sembrare una banalità, però è molto importante capire come il dizionario ci dà l'esempio di quello che il Signore vuole fare nella nostra vita e come vuole che noi camminiamo con Lui. Alleluia. E il significato del dizionario ci dice questo: reciproco affetto costante e operoso tra persona e persona, nato da una scelta che tiene conto della conformità dei voleri e dei caratteri e da una prolungata consuetudine, che a sua volta significa modo costante di procedere e di operare, cioè abitudini, usanza, tradizione. Questo è il dizionario che parla così. Ma noi tutte queste cose che sono state elencate, noi le possiamo trovare nella parola di Dio. Come abbiamo detto, due persone per camminare assieme si devono prima accordare. E quello che il Signore ci vuole dire in questa mattina è questo. Intanto prendiamo qualche esempio. Per esempio, Genesi 5, versetto 25, ci parla di un uomo. Genesi 5, versetto 25. Genesi 5, versetto 25. Scusate, 24, ho sbagliato. Genesi 5, versetto 24, perdonatemi. 23, 24. Dice: tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Alleluia. Ma non è ancora finita, perché Ebrei 11, versetto 5 ci parla ancora di questo Enoch. Che è importante comprendere perché Dio agì in questo modo. Ebrei 11, versetto 5 ci dice questo. Alleluia. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Alleluia. Ancora abbiamo qualche altro esempio. In Genesi 18, 14 si parla di Abramo. Alleluia. Anche questo era un amico di Dio. Abramo, cioè Genesi 18, scusate, 18, versetto 14, prima. Genesi 18, versetto 14. E ci dice così: Alleluia. Allora, qua dice queste parole: vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò a stare, avrà un figlio. Alleluia. E al versetto 17, sempre lo stesso capitolo, il Signore dice: dovrei forse nascondere ad Abramo questo, quanto sto per fare? Dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra.
Infatti io l'ho prescelto perché ordina ai suoi figli e alla sua casa, dopo di lui, che seguono la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia il favore in Abramo, quello che gli ha promesso. Alleluia. Anche qua ci parla di un'amicizia. E noi sappiamo che Abramo è stato chiamato uomo secondo il cuore di Dio, come Davide. Ma ancora vogliamo andare avanti. Genesi e Giovanni 15, entriamo nel merito del discorso, nel più profondità. In Giovanni 15, 13, ci dice qualcosa di particolare. Giovanni 15, versetto 13. Alleluia. Gloria al Signore. Giovanni 15, versetto 13. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la vita per i suoi amici. Amen. Qui è Gesù che sta parlando. Voi siete amici, miei amici, se fate quello, fate le cose che vi ho comandato. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Alleluia. Amen. Quindi qua il Signore sta parlando di amicizia. E noi sappiamo che questi, ci sono altri esempi. Giovanni 14, per esempio 17, ci dice questo. Alleluia. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Alleluia. Quindi l'amicizia è molto importante. Dio ha sempre voluto essere amico della sua stessa creatura. Dio non è estraneo alla creatura, non vuole essere un estraneo, vuole essere un amico. E ha creato l'uomo, ma voleva essere anche un amico di quest'uomo, di questa sua creazione. Quindi non è qualcuno che getta lì un qualcosa e poi si allontana. Anzi, voleva essere sempre amico. E lo vediamo nelle parti che abbiamo letto, ma ci sono anche altre parti, per esempio c'è Proverbi, dove Proverbi 3:32 che parla di amicizia, e ancora dove dice che Proverbi 17, dove dice che un fratello, che un amico diventa un fratello nel momento dell'avversità. Amen. Quindi sono cose molto importanti, quello che noi dobbiamo capire, che per camminare con Dio dobbiamo essere d'accordo con Dio. Perché due persone, dice qua Amos 3, non possono camminare assieme se non hanno lo stesso sentimento, lo stesso intento, la stessa volontà. Quindi due persone devono adeguarsi. E come abbiamo letto nel dizionario, dice che c'è il reciproco affetto. Allora lo Spirito Santo ha un affetto per noi e noi dobbiamo avere l'affetto per lui. Deve essere costante e operoso. Qua dice da persona a persona, ma noi sappiamo che lo Spirito Santo è anche una persona. Anche se non lo vediamo, ma lui è una persona. Perché in studio in passato è stato fatto uno studio un po' teologico dove viene elencato tutte le caratteristiche dello Spirito Santo come una persona. Alleluia. Poi dice che è nato da una scelta, questa amicizia. E chi è che ci ha scelto a noi? Amen. È stato il Signore a sceglierci a noi. Non siamo stati noi a scegliere il Signore. È stato lui che è venuto nella nostra vita, perché voleva proprio essere amico con noi. Allora, se Gesù dice io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché gli amici sanno quello che è il padrone, quello che l'amico fa. Il servo non lo può sapere, ma l'amico sì. Allora, se noi camminiamo, come dice in Amos 3:3, e dice che dobbiamo metterci d'accordo, allora dobbiamo pensare come dobbiamo metterci d'accordo con lo Spirito Santo. Perché lui è venuto nella nostra vita, è venuto per dimorare, ma non è venuto come un estraneo, è venuto come un amico. Vuole essere un amico che ci può guidare, che ci può ispirare, che ci può suggerire, ci può stimolare, ci può incoraggiare, ci può fortificare. È un amico, non è un estraneo. Molta gente pensa che lo Spirito Santo sia chissà che cosa, ma lui è venuto e vuole venire nelle nostre vite, per questo, per l'amicizia. Amen. Per instaurare un rapporto d'amicizia con l'uomo. Amen. Non un rapporto fra un operaio e un servo e un padrone. Non è questo il suo scopo, perché abbiamo detto che lui vuole essere un amico. Dice, ora non vi chiamo più servi, perché il Signore, lo Spirito Santo non è venuto perché noi possiamo solo servirlo e basta, ma vuole essere un amico. E allora noi dobbiamo imparare
a cercare il Signore come possa instaurare il suo spirito nella nostra vita affinché ci sia questa amicizia intima. Noi sappiamo che l'amicizia, la parola testo greco significa, si è chiamata figlia, che è parte di amore, che significa anche amore. Questa parola è molto intima, connessa. Lo Spirito Santo viene come amico nella nostra vita perché sia connesso con noi, con la nostra natura, col nostro spirito, con la nostra anima. Non vuole essere un estraneo, non vuole essere preso in considerazione soltanto ogni tanto, a quando magari possiamo averne bisogno, per essere uno strumento per poterci salvare, liberare. Non è questo lo scopo dello Spirito Santo. Lo scopo dello Spirito Santo è quello di venire nella nostra vita, di dimorare in noi e di essere parte partecipe della nostra natura. Cioè lui si è abbassato, si è fatto piccolino per poter entrare nel nostro piccolo cuore e poterlo aiutare, sostenere, incoraggiare, guidare. Non dobbiamo dimenticare che Isaia dice che il Signore è un consigliere ammirabile. Quindi lo Spirito Santo è anche un consigliere per noi, che dà buoni consigli. Quindi se noi lo rispettiamo, se noi ci sottomettiamo alla sua guida, alla nostra volontà, alla sua volontà, allora noi ci stiamo accordando con lo Spirito Santo. Allora noi possiamo camminare con lo Spirito Santo. E come Enoch possiamo essere rapiti dal Signore nello Spirito. Come Enoch, come Elia, come altri personaggi possono aver sperimentato veramente una comunione profonda con lo Spirito Santo. Quindi ancora in questa mattina lo Spirito Santo ci sta chiamando a questa realtà, a avere una comunione, una perfetta comunione con Lui, e a riconoscerlo, come dice il Salmo 46, fermatevi e riconoscetevi, e riconoscete che io sono Dio. Amen. Allora noi ci dobbiamo fermare un attimo e considerare che lo Spirito Santo che viene nella nostra vita è comunque Dio, nonostante si sia fatto piccolo per ognuno di noi, per poter entrare nella nostra natura. Si è fatto piccolo, dice l'Apostolo Paolo agli Ebrei, che Gesù si annichilò completamente per poter diventare uomo e ha rinunciato per un momento, per un breve tempo, ad essere Dio. Allora lo Spirito Santo viene nella nostra vita perché cosa? Si fa piccolo, diventa piccolino per poter far parte della nostra natura, perché si stringe, che lui è immenso, lui copre tutto l'universo, ma non è soltanto una piccola particella, un piccolo atomo. È grande la sua natura, è immensa. Genesi 2 dice che lui era sopra la superficie della terra, quindi copriva tutta la terra, compreso l'abisso. Tutto era sotto la sua natura spirituale, sotto la sua autorità potenziale spirituale. Bastò una parola, allora si formò la terra. Bastò una parola e si formò il mare. Bastò una parola e si formò il sole. Ma lui già era sopra tutta la superficie, quindi lui è sopra tutte le persone, ma vuole entrare nella nostra vita e vuole entrare con i piedi in punta di piedi. Se noi lo accettiamo, se noi lo riceviamo, se noi lo desideriamo, perché il Signore vuole fare parte della nostra vita, vuole essere desiderato, non vuole essere, non è una cosa imposta che noi dobbiamo dire: ah, il Signore mi impone di ricevere lo Spirito Santo perché se no magari vado all'inferno. Non è così che funziona. Lo Spirito Santo vuole venire nella nostra vita, ma vuole essere accettato, vuole che noi siamo consapevoli di quello che noi stiamo facendo e stiamo chiedendo, vuole che noi siamo coscienziosi e dire: Signore, io ho bisogno dello Spirito Santo, perché se non c'è lo Spirito Santo io non posso essere guidato, non posso essere spinto, non posso essere ispirato, non posso parlare, non posso pensare, non posso respirare senza lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo viene per questo motivo, viene come un amico con la quale noi camminare assieme, a braccetto. Dice che pure Mosè, in Esodo parla di Mosè, dove dice che il Signore, dice: nessuno può vedere il mio volto. Perché Mosè mi diceva sempre: Signore, fammi vedere la tua gloria, fammi vedere la tua... Nessuno può vedere il volto del Signore. Però il Signore dice: io con gli uomini parlo con Mosè, parlo faccia a faccia come parla un uomo col suo amico. Quindi Mosè era anche un amico di Dio, come Abramo, come Enoch che camminò con Dio, come tanti servitori di Dio. Allora anche noi dobbiamo comprendere che il Signore stamattina sta parlando in questo senso.
sta dicendo: riconoscetemi come Dio. Sono in voi, sono presente nella vostra vita. Ma fermatevi un attimo, ragionate con la vostra mente, riflettete e riconoscetemi che io sono Dio. Quindi lo Spirito Santo dice: io sto parlando, sto agendo, mi sto muovendo in mezzo a voi. Amen. Lo Spirito Santo dice: io sto facendo una grande opera in mezzo a voi. Ma voi fermatevi un attimo e riconoscetemi come Dio, non come un qualunque altro personaggio in questo mondo che magari si è posto in alto. Non ha importanza. Ricordiamoci che lo Spirito Santo è venuto come una personalità umile, umilmente nella nostra vita, in punta di piedi, non ha disturbato. È venuto perché noi lo abbiamo cercato, è venuto perché noi lo abbiamo desiderato, è venuto perché noi abbiamo desiderato ardentemente la comunione con Dio. E allora lo Spirito Santo è venuto proprio per questo, ma viene come un amico per camminare braccetto, così ti prende sotto braccio e cammina assieme e si muove assieme a te. Dove vai tu, viene anche lui. Se tu vai in una discoteca, lui viene con te, non si vergogna di stare assieme a te. Certo, se tu pecchi, lui non è che sta con te, però ti richiama, dici: guarda che tu non stai peccando, quindi sta attento, perché questo è il suo compito. In Giovanni 15 dice: lui ci convince di peccato, di giustizia, di giudizio. Quindi ci mette sempre sull'ordine, sulla via giusta, se noi lo ascoltiamo. Se noi abbiamo questa fiducia in lui, lui ci corregge. Ci corregge, ci guarisce, ci libera, ci toglie da quella menzogna in cui noi abbiamo vissuto, perché ci porta, ci ricorda sempre le cose di Gesù, tutto ciò che Gesù ha detto, tutto ciò che Gesù ha fatto, per questo motivo, affinché noi possiamo capire e comprendere, avere fiducia in Lui. Quindi il Signore ci parla in qualche modo, sempre. Noi non lo ascoltiamo, perché non siamo abituati ad ascoltare la Sua voce. Non lo siamo abituati, abbiamo bisogno di un processo per arrivare a questa realtà. Ma lui è già nella nostra vita per chi è con noi, e chi ancora non lo ha ricevuto, che lo cerchi con tutto il cuore, perché vuole venire nella nostra vita, vuole essere amico, 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 non è un estraneo, non è un qualcuno, un padrone o un servo da qualunque cosa, come nelle istituzioni uno va alla posta, per esempio, ha un servizio, paga e riceve il servizio. No, non è così che funziona lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un amico e vuole stare con noi, vuole essere partecipe dei nostri sentimenti, delle nostre parole, dei nostri pensieri, delle nostre azioni. Vuole essere parte in comune con noi. È venuto per questo, come un amico. Ci comporteremo come un amico noi. Non gli confidiamo i nostri desideri, i nostri interessi, i nostri pensieri con l'amico. Certo che lo facciamo. Se abbiamo una mente, questa amicizia, siamo fiduci, abbiamo fiducia in questa amicizia, noi lo facciamo questo, ci confidiamo con lui. Amen. Con questo amico. E allora dobbiamo fare lo stesso con lo Spirito Santo. Lui è nella nostra vita e vuole che noi lo trattiamo come un amico, con rispetto, perché l'Apostolo Paolo dice che noi possiamo pure offenderlo. L'Apostolo Paolo dice che noi lo possiamo contristare, lo Spirito Santo. Attenzione, quindi il rispetto è sempre necessario. E lui è un amico, però dobbiamo anche rispettare, perché riconosciamo che lui è Dio, non è un personaggio qualunque. Altri versetti, per esempio in Giacomo 4 ci dice qualcosa di importante. Parla di amicizia, ma ci dice qualcosa di importante. Giacomo 4, versetto 4. Alleluia. Dice così, Giacomo sta parlando alla chiesa che aveva sotto la sua guida. Dice: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Perché qua ci mette in guardia la parola di Dio. Ecco perché lo Spirito Santo è venuto, affinché noi non cadiamo in questa trappola, per poter diventare amici del mondo. Perché il mondo è sotto il giudizio di Dio, perché non è sotto la sua, come dire, non fa quello che piace a Dio. Il mondo si è ribellato. Allora l'apostolo Giacomo ci dice chiaramente: attenzione, noi trattiamo lo Spirito Santo come Dio, come amico, però facciamo attenzione a non fare delle scelte sbagliate, a scegliere quello che il mondo ci suggerisce,
Perché se noi facciamo così e scegliamo quello che ci dice il mondo, diventiamo nemici di Dio, perché sono due cose opposte, non possono essere mischiate, non possono essere convogliate nello stesso sentimento. Ciò che è nemico, ciò che è amico, è differente. Se noi siamo amici con Dio, non possiamo scegliere più il mondo. Se facciamo il contrario, cioè facciamo amici del mondo, diventiamo in automatico nemici di Dio. Prendiamo il Salmo 46, l'abbiamo letto già, Salmo 46, versetto 10, alleluia, così andiamo alla conclusione, Salmo 46, versetto 10, alleluia. E così dice la scrittura, fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato tra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Amen. Quindi ricordiamoci che stamattina lo Spirito Santo ci sta portando a un rapporto più intimo con Lui. Perché questo è il suo desiderio e deve essere anche il nostro desiderio. Perché in questo rapporto reciproco, in questa forma di conoscenza, praticamente noi possiamo realizzare veramente ciò che Lui è nella nostra vita. Ed è importante realizzare la sua presenza nella nostra vita, essere consapevoli della persona che abbiamo ricevuto, perché è una persona, non è nient'altro, ma è una sola persona, è una persona. Ed è nella nostra vita, è venuto come un amico a dimorare con noi, a parlare con noi, a discutere con noi, a ragionare con noi, è venuto a condividere la sua divinità, tutto che è la sua parola di sapienza, la sua parola di conoscenza, quello che lui vuole rivelare alla nostra vita. E se noi siamo disponibili e siamo malleabili nelle sue mani, lui ci farà vedere veramente cose grandi. Ma non dobbiamo resistergli. Perché se noi gli resistiamo, lo contristiamo e lui non si muove più di tanto, perché aspetta con dolcezza, aspetta sempre che noi ci sottomettiamo a lui. Leggiamo Michea 6, versetto 8. Michea 6, versetto 8. Michea 6, versetto 8. Alleluia. Dice così la parola del Signore. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede di te, Signore, se non che tu pratichi la giustizia e che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio. Alleluia. Cioè qua il Signore ci sta dicendo chiaramente che Lui vuole camminare con noi. E che se noi camminiamo con Lui umilmente, Lui ci mostrerà la sua gloria. Perché il Signore vuole instaurare un rapporto di amicizia intima, non presunta, intima, reale, concreta. E se la nostra mente si ribella, lasciamo che sia il cuore a parlare, perché lui ci ama e noi, se lo amiamo, ci faremo amare, ci lasceremo nelle sue mani. Amen. Avremo fiducia, perché la realtà dei fatti è questa. Oggi in questo mondo c'è molta confusione a riguardo, che molti hanno parlato sullo Spirito Santo, devo riconoscerlo. Anche io stesso ho fatto degli studi sullo Spirito Santo, studi che sono abbastanza corposi, perché in questi studi si parla dei simboli, della personalità, si parla di tante cose. Però stamattina il Signore ci sta parlando di amicizia. Ci sta parlando di amicizia. Il Signore dice: io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché il Signore ci chiama amici perché ci fa conoscere le sue cose, ci fa conoscere la sua volontà.
E non è una cosa da niente. Quale uomo potrebbe vantarsi del fatto che Dio gli riferisce la sua volontà? Molti lo cercherebbero in questo senso. Molti sarebbero, sarebbe una cosa molto appetitosa per tanti speculatori. Conoscere quello che il Signore vuole, quello che potrebbe succedere. Molti vanno in altri ambiti, perché stanno cercando di sapere anticipatamente certe situazioni, certe cose. Ma il Signore conosce questa realtà e la rivela soltanto ai suoi figli, ai suoi amici. Se io sono amico con Dio e Dio è mio amico, perché siamo uno intimo, il Signore si compiace di rivelare le cose al suo amico. Perché noi dobbiamo, il Signore ce l'ha detto, il Signore, l'amico sa per le cose che fa nella casa. Il servo non è l'amico, sì. Quindi io sto insistendo in questo, perché nella volontà del Signore, che noi siamo veramente amici, che Lui diventi un amico intimo con noi, al di là di ogni significato di queste parole di intimità, molto profonda. Quando poi ci sarà lo studio, molti di questi argomenti saranno di nuovo risaltati con più dettaglio, ma sempre su questa sfaccettatura, su questa amicizia, perché è questo quello che vuole il Signore. Negli ultimi tempi, dice Gioele, io spanderò il mio spirito su ogni carne, sui miei servi, sui bambini, sui vecchi. Ma per quale motivo lo sta facendo il Signore? Per quale motivo? Se non per instaurare un rapporto di amicizia. Per quale motivo il Signore ci manda lo Spirito Santo nella nostra vita? Se noi lo dobbiamo trattare come una persona estranea. Qual è questo motivo? Meglio era non mandarlo questo Spirito se doveva essere questo il motivo. Ma se il Signore ha stabilito così, è perché vuole che noi con lo Spirito Santo abbiamo un'amicizia intima e intrinseca. Significa che Lui non toglierà mai la nostra volontà completamente. Siamo noi che ci dobbiamo sottomettere a Lui, perché assieme si deve camminare. Dobbiamo essere consapevoli dei Suoi pensieri affinché anche noi diciamo sì, è così che dobbiamo fare. Allora si cammina assieme. Ma se Lui ci fa conoscere i Suoi pensieri e noi diciamo la vogliamo in un'altra maniera, non si può fare. Non possiamo camminare assieme. Viene disturbato lo Spirito Santo, perché non stiamo facendo la Sua volontà. È così che due persone, se non la pensano alla stessa maniera, è inutile che stanno assieme, bisticceranno sempre, entreranno sempre in conflitto per interesse, per sentimenti diversi, motivazioni, ci sarà sempre conflitto. Allora l'amicizia è molto importante. La parola di Dio ci parla tanto di amicizia. Abbiamo detto, abbiamo citato Enoch, abbiamo citato Abramo, abbiamo citato Mosè. Abbiamo citato tanti, ci sono tanti esempi, c'è anche Davide e Jonathan è diventato amici. E noi vediamo attraverso la scrittura, questa amicizia ebbe veramente una grande risonanza anche nei nostri tempi. Magari ci fossero degli amici in questa maniera, ma se ne vede pochi. E noi possiamo constatare che solo l'amicizia che Dio ha stabilito può andare avanti. Quindi quando noi cerchiamo lo Spirito Santo e lo ricerchiamo con tutto il cuore e Lui viene, sappiamo già che Lui sta venendo, perché vuole essere, perché lo stiamo ricevendo come un amico, non come un estraneo. Io non posso dire che lo Spirito Santo viene nella mia vita e poi faccio quello che voglio. Il rapporto di amicizia che abbiamo detto che affetto costante e operoso tra persona e persona, che è nato da una scelta che tiene conto delle conformità dei voleri e dei caratteri e da una prolungata consuetudine. Il volere tiene conto di questa, della nostra volontà, e noi dobbiamo tenere conto della sua volontà. Un rapporto d'amicizia. Reciprocità.
ancora in questa mattina, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo cominciare a lodare il Signore con tutto il nostro cuore, vogliamo chiamare nella nostra vita lo Spirito Santo, di venire nella nostra vita come un amico, di manifestare la sua presenza con un'amicizia meravigliosa, in modo particolare, in modo intimo, di farci gustare la sua questa intimità. Vogliamo veramente dire: Spirito Santo, manifesta la tua presenza nella nostra vita con forza, io mi sottometto a te, ti do libertà di movimento nella mia vita, nei miei pensieri, Signore, nei miei sentimenti, ti do piena libertà, Spirito Santo, perché tu sei un mio amico, Signore, tu sei il mio amico, e un mio amico non può ferirmi, non può distruggere la mia vita, un amico non lo può fare se è veramente un amico, e tu, Spirito Santo, sei il mio amico perfetto, meraviglioso, sei la guida eccellente, sei un consigliere ammirabile. Oh Spirito Santo, vieni nella nostra vita, vieni e manifestati, Signore, in ogni tua parte, manifesta ogni azione potente, come guarigione, libertà, Spirito Santo, anche come consiglio, Spirito Santo. Alleluia, perché tu sei il Dio di gloria, l'unico. Alleluia, tu sei stato mandato, Spirito Santo, per questo motivo. Fai il tuo lavoro, Spirito Santo, nella nostra vita. Fai il tuo lavoro, convincici di peccato, di giustizia, di giudizio, affinché noi possiamo sottometterci sempre a te, Spirito Santo. Purifica i nostri cuori, Spirito Santo, come acqua fresca, scendi in modo copioso e libera, Spirito Santo, da ogni forma di polvere del peccato, dirada ogni nebbia di confusione, Spirito Santo. Guarisci ogni forma di malattia, Signore, nello spirito, nell'anima, nel corpo, perché tua è la potenza, tua è la gloria, Spirito Santo, e a te appartiene la potenza, Spirito Santo. Alleluia, vieni, Spirito Santo, facci gustare questa amicizia, facci sentire questa presenza meravigliosa, toccaci, Spirito Santo, pungici, Signore, se è necessario. Purifica, Spirito Santo, libera, Spirito Santo, alleluia, Spirito Santo, muoviti in mezzo a noi, Spirito Santo, come un fuoco, come un vento impetuoso, Spirito Santo, come un vento impetuoso, Spirito Santo, oh, dalla pastea, scuotici, Spirito Santo, alleluia, oh Spirito Santo, soffia da quattro canti e vivifica, Spirito Santo, vivifica, Signore, nello Spirito, vivifica nella nostra anima, nel nostro corpo, Spirito Santo, oh Sabri Candarabasci Terechea, sia spezzata, Signore, ogni laccio, ogni catena, sia abbattuta ogni barriera, Spirito Santo, ora, Signore, poiché tu è la potenza, tu è la gloria, Spirito Santo, alleluia. Alleluia, Signore, si è abbattuta, Signore, ogni opera, Signore, che non ti appartiene, ogni movimento estraneo, Signore, sia, Signore, sottoposto alla tua potenza, Spirito Santo, sia silenziato, Spirito Santo, ogni parola avversa, Signore, che non viene da parte tua, Signore, sia silenziata, Signore, nel nome glorioso di Cristo, oh Spirito Santo, continua a soffiare, Signore, nelle nostre vite. Soffia, Spirito Santo, soffia, Spirito Santo. Oh, portatore di vita, restaura, Spirito Santo, tutto ciò che è stato distrutto dal nemico, restaura, Spirito Santo, restaura e ricostruisci, rigenera, Spirito Santo, la vascia andai, via, unde che la vascia andai,